Una cosa ti volevo chiedere, per poterci, diciamo, per poterci pistolare in libertà su questi Zoomego, c'è qualche link di OGS che ci può. Sì. Ve lo linko in chat. Stai a prendere la sezione puzzle di OGS e vi trovo proprio. Vabbè, a parte ovviamente che ci sono varie librerie, cioè varie collection di Zumego per beginners. Quelli che seguo io e che sono questi qua di Chochikun. Sono, in totale sono 900 e alcuni si ripetono, cioè non è che si ripetono, sono legge, è tipo la, sempre la stessa forma con una variante, quindi così li, diciamo, li assimili di più, capendo tutte le varianti della singola posizione e poi va avanti. Più Quindi, bello sul cartaceo, però. volendo sì, c'è il cartaceo e comunque non ci sono le soluzioni. Proprio per come è pensato il libro, perché te le devi capire da solo e non corri il rischio di andare a spiare la soluzione prima di essere sicuro. Se invece volete il cartaceo, c'è anche questo qua, il link dove si possono scaricare gratuitamente tutte le collection dell'Itsumego di Chochikun, dove c'è anche quello che è linkato. Tipo io vedo questi qua in cartaceo. E il volume 1 è, diciamo, fino a 10K. Magari ce n'è qualcuno un po' più difficilotto, però di solito sono, diciamo, tutti per DDK, anche se alcuni iniziano ad essere un po', alcuni sono un po' più difficilotti al limite del single digit, però diciamo che se te li fai tutti hai una buona conoscenza del Tsumego di base. E infatti sono quelli che propongo io a fine lezione, che vi assegno per casa. In pratica ne prendo 4 da quel libro andando in ordine, quindi un giorno li finiremo e li ricominceremo da capo. Che l'ideale sarebbe, teoricamente, da quello che c'è scritto sul libro, un primo Dan dovrebbe metterci tipo 3 secondi per ogni problema. Cioè, proprio a colpo d'occhio vedi il punto vitale. Ok, penso possiamo iniziare con la correzione. Penso che prima dovrebbe arrivare anche Federico, prima o poi, magari arriva un po' in ritardo, perché a volte arrivava in ritardo lui. Comunque le soluzioni lui me le aveva scritte, quindi se lui fa in tempo a arrivare, li corregge direttamente lui. Ok, dai. S16. S16, perché tocca a bianco, non tocca a bianco. Ok, S16 ovviamente si salva, si cerca di salvare queste due pietre. E questo in realtà penso che sia il più facile dei quattro, perché non ho trovato mosse da bianco per minacciare qualsiasi cosa. Cioè, questo è vivo. Non, penso sia tra i problemi più facili del libro, perché non c'è niente. A meno che non mi sono perso Sì, sono una. riuscito a sbagliare anche quello, non ti preoccupare. Me l'hai appena detto giusto, quindi non. Questa è corretta. Sì, ovviamente Nero potrebbe pensare di sacrificare quelle due pietre e vive sicuro, ma non c'è. Non c'è motivo, perché anche semplicemente connettendo funziona e basta. Ricontrollo un attimo il file originale, che non vorrei che mi fossi. Non vorrei essermi perso. Cos'è? Scusate. Era uno starnuto? Sono spaventato tantissimo. Anche tra quelli piano sui primi standard. Ah, sì, sono un idiota. Sono un idiota, ci mancano le pietre. Sì, infatti ho detto. Ma è troppo facile questo Tsumago, devo essermi perso qualcosa, ci mancano due pietre bianche. Perdono, chiedo venia. No, qui. Aspetta che è sotto sopra. Questa e questa. Ok, adesso tocca a Nero. Scusate.
Le avevo iniziate a costruire e poi mi sono scordato di finire a mettere le pietre per bianco. Ora tocca a Nero e deve vivere. Infatti era troppo stupido quello Tsumego, non era neanche uno Tsumego praticamente. Poteva anche fare Tenugi praticamente Nero. Ora è un po' più interessante almeno. Di istinto mi viene di separare le due bianche con S18. 6-18, qui bianco che fa? Io giocherei, come si chiama? Aspetta, S16. Sì, è così, bianco cattura e non c'è modo di per nero di fare qualcosa a questo punto. Quindi diciamo che Non è. questa la scartiamo. Next. Diciamo che ora come secondo tentativo, di solito si prova quella che risponde la mossa che ha giocato l'avversario. L'avversario ha giocato questa, quindi si potrebbe iniziare a pensare a questa qua come prima mossa. Perché connette i due gruppi neri. Diciamo che è un po' una regola empirica che si arriva più velocemente alla soluzione prendendo come possibilità successiva l'esatta mossa che ha giocato l'avversario nella sequenza che hai provato. Proprio a livello statistico funziona di solito così, che quella che gioca l'avversario è quella giusta, molto spesso. Quindi qua bianco che fa? Questo punto qui. In questi casi, quando dovete trovare la prossima mossa, è molto utile pensare a cosa vorrebbe giocare l'avversario se potesse giocare due mosse di fila. Tipo mosse. Scenderei con. No, però dopo fallocchio. Così sempre a istinto mi verrebbe di cercare di separare i due gruppi di nero, ma non lo posso fare perché ci sono le due, come dire, comunque sono collegate, per cui. Ovviamente il problema è nero deve vivere, quindi può essere che bianco non ha mosse che funzionano. E se ovviamente è così, allora la risposta è S16 vive e basta nero. Io Se farei giocare altrove. quindi Tennuki perché nero è vivo. Mi sembra che qualsiasi cosa faccio, nero mi possa vincere. Cioè, Sì, posso qua vincere. praticamente. Ok, se tipo toccasse a nero che questa vive sicuro. O anche questa. Vabbè, questa è più ovvia. E quindi verrebbe da pensare che bianco debba giocarla lui. E Ma allora c'è lo snapback. infatti, dopo tocca a nero, gioca questa. E bianco deve fare qualcosa, altrimenti è vivo. Se mangia, snapback. E quindi semplicemente non funziona. E altre mosse non hanno senso perché questa è vivo lo stesso. E quindi si conclude che S16 funziona. Sembra una mossa un po' strana, ma funziona. Tipo, se nero giocasse qui, bianco che deve fare? A questo punto qui io giocherei S16, Che succede lui poi? deve catturare, io ricatturo. Esatto, qui c'è uno snapback. E anche se nero ricattura, quello è comunque, se è comunque un occhio finto, c'è un occhio solo in angolo, e quindi non funziona. Bisogna stare attenti anche a queste. E da notare, la mossa che gioca a bianco per uccidere e continua ad essere la mossa che fa vivere tutto, quindi torna ad essere il punto vitale. Ok. Vai, casualmente era anche quella che avevo preso tirando a cogliere. Benissimo, ok. A parte lo svarione che mi ero scordato due mosse nel creare del Sumeco, ottimo, andiamo avanti.
B1. B1, sì. Corretto. Bianco è forzato a catturare, se no faccio l'occhio. E poi a questo punto qui io mi giocavo una cosa come A3. E nero è vivo. Così funziona. Esatto. Infatti B1 è corretta. Ora la mia domanda è: che succede se nero gioca C1? Gioca C1, posso andare verso un co. Come? Perché è importante l'ordine. Allora, È importante l'ordine? Sì, è importante l'ordine. No, aspetta un attimo. No, è uguale. Ok, in realtà ci sono due mosse che vanno bene. una cosa che devo forse pensare è a giocare intorno a ad A4 o B4. Qual è l'idea di B4? B4 do Atari. Sì, rimangia. Lui mangia, io dovrei scendere collegandomi. Cioè, qual è la sequenza? B4 a 4, poi. A questo punto qui magari gioco un B1. Ok, quindi nero che fa? Dipende dalla situazione, cioè risponderà a Paura. qualcosa o cattura e Sì. poi si va nel co in Sì, base a che cosa c'è però... fuori. Sì, così sembra un co, però in realtà qui nero può semplicemente connettere. Ed è... non... bianco non può fare niente. E se gioco invece A4? Al posto che B4. Qui nero che fa? Nero, non gli serve neanche, taglia A e 3. vive. Sì, qua bianco al massimo mangia due pietre. Quindi questa... Ops, queste l'abbiamo escluse. Next. Sempre la regola, seconda, la prossima opzione è quella che ha giocato di risposta l'avversario. Quindi noi abbiamo giocato qui. Vabbè, qui è un Atari, quindi in realtà è forzato. Queste due le abbiamo escluse. Abbiamo visto che nero giocava qua e bianco doveva connettere. Quindi in Bello, pratica. però una tre. Esatto. E qui nero deve essere, praticamente c'è la minaccia di snapback. Quindi se fa, se nero connette basta, bianco che fa? Io scenderei. Bianco scende, nero connette. Ah no, È un occhio contro zero occhi, cosa non quindi vince nero. scendere, dare Atari. Esatto. A questo punto ecco diretto. Nero mangia. Te l'ho detto che il mio sistema Bianco. non funziona. Bianco minaccia. Nero risponde alla minaccia. E poi si continua il coso. Se bianco riesce a mangiare, uccide tutto l'angolo.
Oppure, bianco ho visto che può anche direttamente iniziare il co, perché se nero connette si ritorna la stessa cosa. Comunque si arriva a questa forma. E se non connette, semplicemente bianco mangia, quindi per forza deve o giocarsi il co e deve riuscire a mangiare anche la pietra in A2. Quindi la risposta è co. Cioè, è co se nero sbaglia a giocarci 1. Invece se nero gioca B1, sacrifica due pietre del vivo e basta. Quindi B1, la prima cosa che hai detto era corretta. La cosa interessante era capire perché C1 non andava bene, perché ovviamente sembra più naturale non sacrificare niente. Ok, quindi abbiamo fatto il B, il C, mancano due. La registrazione funziona? Sì, ok. Il D forse è quello più complicato. Abbastanza complesso. Cioè un po' più intuitivo. Siamo sull'A o sul D? Quello che volete, da cui volete iniziare. Vi suggerisco A, che è più facile del D. Vabbè, io A me butto proprio E17. E17, sì. Il bianco... Forse continua a circondare il bianco. Dove? Tipo A17 o... o G19. Sì, G19. Vabbè, Atari ovviamente nero deve rispondere, a meno che non voglia sacrificare la pietra, però non aiuta molto. Diciamo che questo è praticamente un occhio sicuro, e nero minaccia di fare anche questo, quindi praticamente bianco dovrebbe salvare anche questa pietra. Deve salvare questa pietra. E adesso tocca a nero, deve cercare di fare il secondo occhio. B18. Sì, questa funziona. Che questi sono due occhi sicuri, perché anche se bianco da questo Atari, semplicemente nero connette e non c'è modo di fare una forma morta. E altre mosse non esistono, perché questo è autotari, questo semplicemente nero risponde. Altre cose che può provare bianco, quindi abbiamo detto che se bianco gioca qui, nero gioca qua, quindi magari proviamo bianco qua. Qui nero cosa fa? D18. D18, bianco connette, e a questo punto questo è un occhio finto, quindi non è, ovviamente queste tre pietre sono connesse, quindi nero non riesce a fare due occhi, quindi questa non va bene. Quindi dato che se nero gioca qui, bianco si connette, qual è la successiva? A17. A17. E qua ovviamente bianco deve fare qualcosa per evitare che si formano due occhi, ma se gioca qua, nero semplicemente connette e bianco ha solo due libertà, non può fare nulla. Se bianco gioca qua, stessa cosa, non...
sono due occhi, e altre mosse possibili di bianco non esistono. Questo scambio non cambia nulla. Si arriva sempre allo stesso risultato. Quindi di 17 è corretta. Bisogna solo stare attenti a come si risponde a questa, che non bisogna rispondere così, perché questo diventa un occhio finto, anche se può sembrare il secondo occhio. Quindi qua è importante tenere separato. E questa è una forma viva, non c'è modo di fare un occhio solo. Ok, manca solo l'ultimo. Ok, che tra l'altro stavo rileggendo anche io, perché il D è veramente... Questo penso che sia single digit. Che non mi ritorna. Fammi vedere se mi sono perso delle mosse. Questo è corretto, giusto? Un attimo che sotto sopra. Pietra lì, pietra lì, pietra lì, pietra lì. Ok, sembra è corretto. Quindi qua nero come fa a vivere? R1. Sì, la prima mossa che viene in mente infatti è R1, che sicuramente fa questo occhio. Questo è un primo occhio. Il problema è che bianco gioca qui. Bianco gioca lì. E se nero mangia, bianco può falsificare. Il nero muore. Quindi questa non funziona. Quindi R1 non va bene. Bianco ha ucciso con P1, quindi proviamo P1. Bianco deve separare per evitare che siano due occhi. A questo punto nero ha solo due libertà, bianco ne ha tre, quindi deve connettere. O comunque togliere una libertà. Il problema è come fa a fare una forma viva là dentro. Perché se nero fa così, bianco connette e quello è morto. Perché prima o poi se... Questa è una forma morta. Bianco non può fare niente per aumentare le libertà. Ah, ecco, ho trovato. No, no, no. Scherzo. Non stavo pensando a questa, ma... È vero che c'è lo snapback, ma qua bianco non risponde mangiando. Bianco risponde da fuori, costringendo nero a riempirsi le libertà e poi muore. E qua come cavolo fa nero a vivere? Quindi proviamo se mangia qui, bianco taglia. Se connette qui, sempre una forma morta. Sapete che secondo me questo problema è sbagliato. Allora, impossibile. Allora, questa l'abbiamo esclusa. Questa l'abbiamo esclusa. Che può fare qua nero? Ciao a tutti. Ah, ciao Sta. Ma su che link sta? Sto facendo condividi schermo, quindi non ho mandato proprio nessun link. Riesci a vedere la... Guarda in diretta? Sì. Ok, sapevo. Aspetta, grazie. Ok. Il D? No. Sì, stiamo facendo il D. D di Domodossola o B di Bologna? D di Domodossola, e non riesco neanche a trovarlo io come cavolo vive. Avevo provato P1. P1. Sì, perché poi ti devo unire per forza, no? Sì.
Ok, e poi i giochi, come cavolo si chiama? No, giusto. Perché aspetta che l'avevo visto. Sai che... L'avevo visto, no che non l'avevo visto. Aspetta, perché io mi ricordo che nella collection in realtà ci sono delle degli Tsumego che sono sbagliati. Però non so se questo era tra quelli, fammi un attimo rivedere. Perché ti giuro io non trovo il modo di vivere. E se lo mangi, mangi in T3, dopo P1, lui connette e mangi in T3. Okay. In bianco taglio. Ah, ok, giusto. Però almeno... No, non c'è niente. Dopo che... No, non ci sono... cose strane. Qua praticamente dopo che Bianco connette è costretto a fare quella. A fare questa. Il problema è che dopo che Bianco connette quella è forma morta. Perché se Nero è costretto a giocare S2 prima o poi quando Bianco toglie le libertà esterne. E se ti fai mangiare la pietra in T1 e per se ci metti pure T2 ci metti anche T1. Infatti ci stavo pensando a giocare questa, perché c'è lo snapback. Sì. Il problema è che Bianco non è costretto a catturare. Semplicemente a questa Bianco risponde da fuori. Scusa, e allora... E tu sei costretto a giocare così. Sì, se non è costretto a catturare con T1, con S2 è costretto a catturare neanche. No, neanche. S2... Che rimane forma morta, niente. Allora andiamo per esclusione, quindi R1 l'abbiamo esclusa, P1 l'abbiamo esclusa, E allora sarà P1 T1, no, perché è forma morta, quindi ne frega lui, è giusto. Allora se prima mangio, lui gioca questa, io taglio... È sempre da uno, no? Ed è sempre un occhio solo. Come caspio. No, questo deve essere sbagliato. Che cavolo, ho mandato le gif a caso sul gruppo. Aspettate. Scusate un attimo che controllo se sul gruppo avevo chiesto se questo era fallato. Perché è impossibile. Non può essere giusto questo. Ok, vabbè, sta cosa la controllerò, ma a costo di doverlo vedere con le AI, con la soluzione, ma... Non c'è niente. Scusa, qua che cavolo si può inventare, Nero? Lo snapback? Sì, però... Lo snapback perché mangia prima fuori. Sì, okay. Se Nero mangia, questo è falso occhio. Se Nero non fa niente, mangia qua. Esatto. Quindi non vedo nulla. Questo abbiamo detto che è forma morta. Questo mangia bianco. In effetti dovrei controllarli prima di mandarveli lì su Mego. Però in realtà quelli sbagliati sono talmente pochi che non ci ho pensato. Saranno, su 900 problemi saranno 5-6, saranno sbagliati. No, perché non c'è niente per aumentare le libertà. E... Possibile. Sì. Che cavolo, qui? Ah, aspetta. Diventa un 6 allora. Ah no, però c'è questa, che palle. Qua non posso connettere. Quindi devo giocare questa e lui connette, non c'è niente. Che palle. Sembra che manca un pezzetto. Sì.
sempre che manca, in effetti. Perché se tu giochi T1, lui che gioca? Sì, io gioco T1 adesso qua. Sì, esatto. Lui mangia. E lui come tu? No, Q2, scusa. Q2. Allora, Q2 lui connette. No, T2. Ah, T2, lui da Atari da fuori. Ti sento malissimo, Stefano, scusa, non ho capito niente. No, non puoi connettere. Sì, perché Atari, sì. Infatti questa sembrava dare una forma, creare una forma viva, però purtroppo non è... Non fa in tempo, nero. Che palle, è possibile che non c'è niente. Scusa, se inizio da T1, non c'è nulla. No, non c'è assolutamente niente. Qua bianco può fare quello che gli pare. Qua bianco può fare quello che gli pare. Non esiste, ci sono due occhi. Scendi in F1 adesso? Scusa? Se scendi in F1 adesso? Si connette, non vedo dove fare due occhi. No, sempre un occhio. No, qua deve essere sbagliato, non è possibile. o mi sto perdendo una cosa veramente banale, ma non vedo modo di fare due occhi là dentro. Ok, questa cosa ve la vedrò e vi farò sapere come funziona. Probabilmente uno che ha sbagliato, ci manca qualche pietra forse. Cioè, qualche pietra, ci mancherà una pietra, è stato stampato male. Ok, quindi diciamo che Tsumego abbiamo finito con molta tristezza. Oddio, forse mi hanno accettato. Dai, accettami 20 minuti, così ho il tempo di parlare. Oh, è partito! Ok. Vedete lo schermo della partita? Affermativo. Ottimo. Even allora, salutiamo. Le prime 10 mosse le faccio velocemente, perché se ci metto troppo mi può annullare la partita e andare via. Quindi le prime 10 mosse devo farle velocemente, sennò questi scappano. E poi iniziamo con le domande. Discuto facile. Sono... Cioè, siamo quasi. Ok. Allora, questo è Joseki, no? Questo è Joseki, quindi mi sono preso due angoli col 3-4, molto territoriale, e qui abbiamo fatto un Joseki in basso a sinistra per spartirci gli angoli. Lui fa tenuki, e io qua scelgo, posso o pinzare, o fare il classico Joseki che mi piglio l'angolo, e poi c'è il center, lui si fa un gruppo. Cos'è Chris? Si potrebbe pensare a una pinza, anche se non si usano tantissimo, perché praticamente la pinza sviluppare il lato sinistro ci sta. Il problema è che non mi sono studiato le pinze, cioè non gioco poco le pinze, non c'ho voglia di fare cose complicate su Taijim, visto che a loro piace combattere, quindi facciamo le cose super semplici. Teniamoci il cent, lui estende e io chiudo anche quest'angolo. Lui mo o giocherà... Ah, vi devo mettere le coordinate? Vi devo mettere le coordinate. Dove si mettono le coordinate? Settings. Settings. Vabbè, tanto vediamo il tuo puntatore nel caso. Sì, ma tanto ci vuole... Poco. Se no, contiamo di volta in volta. Allora, intanto posso giocare questa. No, penso a questa mossa e poi ritorno sulle coordinate. Allora, gli angoli adesso sono presi. Di mosse grandi c'è questa, che espande un po' il mio angolo e minaccia un'eventuale invasione più su questo gruppo, però non è sente, lui potrebbe ignorare, che comunque questo gruppo non è che muore se ci gioco due volte.
Potrei fare il classico Joseki di approccio qui. Quindi comunque il lato più grande è il lato destro. Quindi sì, opterei per questo. Facciamo un Joseki di approccio all'angolo. E torniamo a cercare i settings. Skin, greetings, board. Board. Non è board. Non è address. Read skin set settings. Game invitation message. Ah, ecco perché c'ho il volume spento. Ok, quindi lo rimetto su perché sennò non vedo, non sento il bioyomi quando vado in bioyomi. Ok. Ok. Questo è normale. Questo è normale. Che palle sta cosa che... Menu? Eccolo qua, trovato, ce l'abbiamo fatta. E questo non è Joseki. Che cavolo... fa? Ok, lui l'ho fatto, quindi posso spingere, cane, mi spinge, 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 mi faccio il mio muretto e poi estendo. Va bene. Di solito si scende qua in R16 invece che connetter, però vabbè, non cambia molto. Quindi se l'altro c'ha l'angolo con il cavallo lungo, non mi ricordo il nome, devo giocare al contatto con la pietra in 4-4? Sì. Allora, quindi adesso io sto sviluppando il lato destro, lui il lato basso. La pietra in M15 è praticamente catturata, però c'è un po' di agi qua per ridurre. Non è più grande il suo lato basso? Sì, ora c'ho... potrei iniziare a ridurre un po', sviluppando il mio lato sinistro. Tipo, sto pensando F14. Perché lui comunque qua non ha continuato, tipo una pip in B13 può dare fastidio, quindi intanto iniziamo a ridurre. Sì, per esempio fai L16 e poi cerchi di fare una base laggiù da qualche parte e la fai da posce. L16 è un po' rischiosa, non è facile tagliare queste pietre. Ora, questa pip sì, non ho capito cosa intende fare. Probabilmente se io connetto, lui mi fa pure una pip qua, io connetto e poi cerca di vivere sul lato. Allora, vediamo che agi c'è prima di connettere. Vediamo se posso fare qualcosa. Se taglio qui, lui deve rispondere sotto. Ta, 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 ta. Fatemi un attimo vedere come mi risponde. Vedere se mi risponde da sotto o da sopra. Che se mi taglia e io mi prendo l'angolo, l'angolo non è piccolo, però potrebbe farlo. Infatti lo fa. Ok, prendiamoci l'angolo. Comunque lui c'ha dei tagli. Che se lui da tari qua, io da tari qua. Qua comunque rimane un po' di agi. Deve giocare tipo F15. Gioca quella. Io posso tagliare. Spingo. Spingo una volta per creare un taglio. Poi connetto. Ok, lui mo deve difendere. Ok. E ora è tempo di ridurre qualcosa qua su lungo il confine. Poi cattura anche la pietra quella lì in C13, quella
Sì, però non è importante adesso. Se io taglio qua, lui mi dà Atari sopra e me la sacrifica e continua a distruggermi il lato sinistro, ma devo un po' ridurre qua in basso. Ora c'ho questo Atari. Diciamo che uso questo Kozumi gratis perché lui deve difendere qua teoricamente. Non per forza, però immagino difenda. E poi cerco di scappare verso fuori. Ok, lui difende. Non ha difeso. Non ha difeso, quindi teoricamente posso tagliare quelle pietre. Però se taglio, finisco in gote perché lui mi dà Atari, io devo connettere e sono pesante, quindi prima adesso devo scappare. Devo scappare. Questo. Cioè, se te tagli, lui connette sotto per salvare quelle tre. Se lui. No, scusa, ripetimi un attimo che mi ero distratto. Se tu tagli lì, lui connette sotto, se no quelle tre le catturi. Sì, se io faccio i 15, lui dà E16, però io devo tornare a connettere, perché è in Atari la mia pietra, quindi finisco gote e tocca a lui, e mi gioca in testa. Quindi è importante prima scappare fuori. Lui comunque sta facendo solo i punti in terza linea, quindi va bene. L'importante è che il mio gruppo sia fuori dalla linea nemica. Vedete, questo era il limite del suo moio. L'abbiamo ridotto. Ora lui deve ridurre il mio lato sinistro. Quindi c'è paura un po' del mio taglio, però il mio taglio rimane gote. Ok, quindi diciamo questa parte per adesso sta a posto, più o meno. Potrei rinforzarla un pochino, tipo se io gioco qua, lui gioca. Probabilmente difende e basta. Potrei giocare qui, giocare qui, Giocare giocare qua, queste parti. Questa non è piccola. Chiudere il lato destro. Non c'è un modo preciso che connette i gruppi. Però in effetti se lui salta in L12, mette un po' di pressione su questo gruppo che mi dà un po' fastidio. Quindi cerco un po' di connettermi e indirettamente ingrandisco il mio lato destro. Ora lui deve iniziare a ridurre. Penso giochi tipo una mossa tipo P7 o direttamente ci gioca in mezzo. Ora, se riuscissi a connettere bene con un bel muro queste pietre sarebbe l'ideale. Ok, lui risponde abbastanza passivo. Se io spingo, lui spinge. Ok, cerchiamo di stare leggeri senza giocargli una mossa a contatto. E lui deve invadere. Ok, adesso questa pietra ha abbastanza spazio per vivere, quindi non penso di ucciderla. Però devo guadagnarci qualcosa dall'attacco. E il lato forte tuo qual è? In basso o in alto? Questo In qui. Perché basso. se Quindi lui gioca lui cosa? tipo Q8, poi c'ha pure questa pip che è fastidiosa, quindi devo spingerlo verso il muro. Però so già che non lo ucciderò, quindi devo cercare di. Magari gli gioco in alto, costringendolo a vivere qui. E faccio un muro e cerco di fare qualche punto qui. Ok, lui minaccia un po' questa pippa e la connessione sotto. Questa. Lui gioca. Devo stare attento perché io qua ho dei tagli pericolosi. Quindi magari gioco qua. Così mi proteggo questo taglio e questo taglio. E lui comunque sotto non è connesso ancora. Ok, separo, lui spinge qui, quella, va Voglio bene, tagliare.
problema è che, ok, più o meno è vissuto. Questo però è fastidioso, gli devo rispondere. Rispondiamo così. E adesso possiamo un po' contare, intanto che lui pensa a come continuare. Allora, lui c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 46 punti. 46 punti. Io c'ho... Scala è buona per me, va bene. Cosa? Quindi io esco, lui spingerà qua. Spingerà ancora. Ta 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 ta. Io connetto. Sta facendo un gruppo... Cioè sta lavorando in sinergia con il gruppo in alto, no? Sì, però rimane tagliato perché io se esco con queste pietre... Sono connesso. Ta 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 ta. Ok, quindi qua devo connettere. Lui mi può spingere ed esce fuori. Va bene. Che comunque lui continua a non averli ancora due occhi, mi pare. Ok, qui deve tornare. E adesso qua mi devo un po' rinforzare. Sì, cioè infatti difendo. Però ho mangiato qui. Diciamo che l'idea è che devo riuscire a tenere separato questo da questo. Il punto è lui quanti occhi ha qua, perché se è già vivo è un problema, se non è vivo... Ok, sì, è praticamente vivo, perché lui ha questo taglio, quindi questa pietra è catturata, che io a questo devo rispondere così e questo è vivo. Quindi, questo è vivo. Ok, devo ricontare, quindi abbiamo detto 46 lui, io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 32, 46, sto un po' indietro, quindi non posso giocare troppo, tipo se connetto e basta, gli do questa mossa a lui, sto indietro, quindi devo essere un po' aggressivo, anche se mi lascio delle brutte forme da queste parti. Però sì, non è messo benissimo come partita. Devo sperare che perda un po' di mosse lui per difendere questo gruppo. Proprio io sto messo male con questo gruppo, quindi non mi piace tanto. L'importante è mantenere il sente per tornare a difendere qua. Il mio mouse è morto. Ok. Quindi vogliamo il sente. Vogliamo il sente. Questo no, il guaggio non lo posso giocare, quindi mettiamoci indietro. Ok. Perché con l'ane non ero sicuro di riuscire a finire in sente. Cioè questo è normale che lui risponda. E adesso devo rinforzare il mio gruppo. Come lo rinforziamo il gruppo? Saltiamo via. Quindi ho aggiunto questi punti. Adesso qua è un po' più difficile invadere, però c'è ancora un'invasione. Questa è grande per lui. Il mio problema infatti è questa, perché mi sa che gli devo lasciare un botto di punti. Qua come cavolo mi tiro fuori? Se sacrifico questi... Allora, io ho ancora questo taglio.
però ancora non funziona. Puoi saltare in 10, in G10? Sì, però lascia comunque una, questa pip che è fastidiosa. Quindi vado, vado un po' così, cercando di tenere un po' tutto, però se lui spinge io blocco, c'è ancora questo taglio che è problematico. Però forse riesco a gestire. Blocco. C'è una rete, qualcosa. No, questa la devo giocare. Lui giustamente taglia. E io devo vivere contemporaneamente con due gruppi, però posso attaccare questo. Lui deve anche stare attento a questo. E poi devo scappare. La vedo un po' male sta partita, pericolosa. Però non è ancora chiaro, c'è ancora qualche possibilità di riprenderla. Che vedete, comunque mi devo addentrare verso le sue pietre. Non è chiaro se mi riesco a connettere qui. E quindi devo... Allora, io gioco qua, lui mi blocca. Devo cercare un po' di trovare delle forzanti qua per poi riuscire a connettermi. Ok, io connetto, lui spinge, e ho forse ancora qualche forzante di qua. Questa praticamente obbligata. Questa è ancora obbligata. Posso giocare questo? Taglia questo, questo, sono tagliato, no, questo è obbligato. Qui c'è qualcosa, no, purtroppo questa pietra non ha più agi, quella. Quella lì. Beh, tu c'hai ancora una spinta, no? Questa? G7? Sì. Sì, ma infatti... lo taglia sotto, quella è obbligata sotto. Non è... Cioè, sì, se gli lascio tutto questo lui è troppo. Quindi glielo posso lasciare solo se io uccido qualcosa qui. Quindi magari... Però no. Questa mi serve, il problema è che è impossibile che riesco a vivere con entrambi senza pagare un prezzo. Adesso bisogna essere un po' realistici. Però magari se connetto qua, magari posso continuare ad attaccare questo gruppo se poi taglio. Quindi questa mi serve per tenere un po' di pressione su questo. Non ti puoi connettere con quelle su in alto. Sì, ma io devo salvare sia questo che questo, quello è il problema. Uno dei due lo salvo, ma li devo salvare entrambi. Se no ho perso. Infatti, purtroppo la forma che è uscita fuori era brutta. Sì, il problema è stato... Questa è stata una buona mossa sua. Quindi, infatti... Lo dovevo attaccare un po' meglio, probabilmente questa pressa qui era troppo leggera. Dovevo se riesce a catturare quelle 4 e mezzo, ma non gliela fai perché vedo che sta scappando. No, no, ma infatti non c'era modo di... ok, continuiamo a scappare e vedere se esce fuori qualcosa, se si riesce a separare qualcosa qui. Questa è strana, perché queste non sono importanti. Queste le posso sacrificare. E non ti vuole farti connettere, no? Da sì. Qui al centro con quelle sì, sue. Sì, 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 ci sta, però questa mi dà una speranza.
Oddio, in realtà non è così tanto una speranza. Ok, però... Allora, innanzitutto... Se io minaccio di uccidere questo... Lui gioca qui e vive, quindi vorrei prima questa insente. Il problema è che se lui gioca qua sono quasi chiuso dentro. C'ho manco tante speranze di chiuderlo. E non c'è neanche tante speranze. Allora, diciamo che questa c'ha... O gioco qua o gioco qui. Però... Niente, la vedo male. La vedo brutta. Cerchiamo di tenerla complicata. Ma purtroppo sono circondato da pietre bianche. Sì, probabilmente... Perché tu non riesci a collegare il gruppo sulla estrema destra in angolo, o almeno la sua appendice che c'è lì sotto, la specie di U. No, questa viene catturata con una mossa. Cioè, lui gioca qua, queste sono morte. No, non vero, non sono morte. Deve giocare qui lui. È un po' più complicato. Perché tanto quelle due le catture, sopra, quelle due al è lui che deve stare. Adesso devo collegarmi. Come mi faccio a collegare alla perfezione senza lasciare agi? Se salgo c'è questo punto qua che mi taglia, mi pare. Quindi ci gioco io e devo sacrificare comunque qualcosa. Salto, c'è questo taglio, sta iniziando ad arrivare al bioyomi, probabilmente questo te lo perdo, dubito di riuscire a questo è sente, Scusa, ma se salti qual è il problema? È che volendo vorrei salvare sia questa che questa, se riesco. Se salti là, qual è il problema? Questo punto qua. Tu gli giochi sopra in 5, lì, e lui che fa? Lo sto leggendo. E lui si deve riconnettere sotto, giusto? Ok, il problema è che questo è sente per lui, io devo connettere questa pure è sente, io devo connettere qua, quindi è come se lui questa pietra già ce l'ha. Ah, ok. Quindi... Ah, che brutta cosa. Non lo so, mi sa che queste cerco di lasciargli queste. E poi torno un po' a combattere con questo, ma... Secondo me mi lascia vivere con tutti e due. Ma non mi basta. Fammi connettere. Ed è lui che cattura la U. Sì, lo so, ma non potevo fare tutto. Una cosa alla volta. Prima di connettere basta, posso fare qualcosa qui? Purtroppo mi sa di no. Ok, connettiamo. Ora lui giocherà qui. Allora, io direi giocare direttamente il tema in C7. C7, sì. Sì, però questa è più aggressiva perché... Cioè, questa cerca di uccidere tutto. E finisce partita se non riesco a scappare fuori. E non sono sicuro di riuscire a scappare fuori. Questa semplicemente fa i punti. E basta, io... provo. In realtà è sufficiente. Quindi una scelta a metà. Il problema è che lui sta ha più punti. Io devo uccidere qualcosa.
Devo complicare qualcosa. Devo complicare, complicare. Problema che vivo da tutte le parti, sto bastardo. C'è qualcosa. Allora, l'unica cosa che posso complicare è questo taglio, però è gote e lui è vivo. Non serve a niente. Quella. Il problema è che può ancora chiudermi sopra se poi gioco altrove. Tipo lui, io pippo, lui connette E tu giochi sopra, salti. e salto, però non ci ho guadagnato niente, anzi ho perso dell'agi qua. Ah, ok. Però questa no, mi pare di no. Però forse è più complicata. Allora, io gioco Allora, io gioco qua, lui gioca qui. Qua, qua. Overtime countdown has begun. Che brutte storie. Questa gli lascio questa gratis. Ok, faccio la pip perché comunque se gioco il tema lui c'ha questa gratis. Ok, quindi qua c'è ci sono dei tagli. Non tanto gravi. Questa 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Bioiomi ce lo 2, siamo qua. 1, 0. Two overtimes left. Qui non c'è ancora niente. Qua mi risponde qui. Ah, che maledetto, stavo giusto guardando da quelle parti. Nine, eight. Maledetto. Nine. Ok. Nine, eight. Sto andando un po' per il tutto per tutto, ma non vedo modo. Lui mi dà questo Atari. Poi protegge questa pietra. Io non ho modo di uccidere questo. Giusto? Beh, lui non ti deve proteggere comunque in otto, di 8. D8. Questo. Più o meno. C'è un po' di agi, ma io spingo, lui blocca, io taglio. Rispinge, scende. Blocca. Sì. Sì, in effetti il taglio è problematico per lui. Quindi, infatti mi aspetto che blocchi qua. Oppure mi dà questo Atari e poi torna qua. Se torna qua, non c'è un modo di uccidere quella cosa. O anche quello funziona. A questo punto devi mangiare quella pietra, quella di taglia. Sì, ma non mi Sì. basta per vincere. Sì, 9, sto 8, vedendo se c'è 7, qualcosa di. 6, 5, 4, 3, 2. Ah.
come sta? Lui c'ha un occhio qua, non c'è modo di togliere tutto questo. Qui se taglio questa c'è dell'acido da queste parti. Ah, cavolo. C'è pure dell'acido brutto là. Blocca, io taglio, lui taglia, e devo mangiare e si mangia pure queste due pietre. Ok, uso un po' il tempo qui. Ok, lui mangia quello e devo trovare un modo per fare qualcosa qua, se no posso anche bellamente arrendermi. Allora, questo risponde. Vediamo qui che cosa c'è. Scusa, se gli dai Atari su quelle due pietre, no? Dove? In alto, su quella, diciamo, 5, che è H5. Un attimo solo che... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ta. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ta. È scemo, quello è snapback. Non l'ho capito quello. Ok, quindi connetto qui. Vuole fare, si spinge nell'angolo in alto a sinistra. Spinge qua. È morto quel gruppo, no? Mi sa che muore questo, o muore questo. Cioè, se lui torna a difendere qui... C'è un po' di agi da queste parti, la mia connessione non è perfetta. Non ho avuto il tempo di vedere se la mossa migliorerà questa. Questa non l'ho capita, questa è stupida. Perché è snapback. Ha fatto un errore, sì. Sì, ha fatto un errore, però non so se neanche se mi basta per recuperare, che queste erano gigantesche. Però se riesco a uccidere questo, allora lui gioca qui. Ok, lui è tornato là, quindi devo uccidere questo. Questo è morto. Vuole fare un colpo? Come fa? Non lo so che vuole fare. Ok. E adesso... Ok, questa l'ha persa. E amen. E ora siamo al fine gioco. Siamo al fine gioco e dovrei ricontare, ma non ho tempo, probabilmente non basta questo. Perché comunque quello che ho perso qua l'ho guadagnato qua. Nine, c'è questo, eight, questo. Seven, six, five. E quelle non sono in ordine. Vediamo se posso fare qualcos'altro. 9, 8. 7, 6, 5. C'è
Tanto che sei obbligato, sì, vabbè, l'hai visto, no? Sì, sì, questo lo devo giocare, sto usando i 13 secondi per leggere le mosse dopo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tato, questa discesa per lui è buona per lui. Qualcosa con... Quanti punti c'ha lui? 1, 2, 3. E 3? E 3 qui. No, rischia perché c'ha più libertà di te. No, no, lui connette, io scendo, c'ha più lì. Però G5 7, la puoi... H5, scusa, 5, la puoi fare. 4, 3, 2. H5... Questa sì, sì, sì. C'è questa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Qua purtroppo non c'è niente, al massimo posso fare questa, insomma. C'è anche tutto oggi lo stesso. Ok, questa risponde qua. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quella era grossa. Ok, io rispondo qua. Qui che c'è? Nine, eight. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7. Questi tutti mosse inutili. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 9, 8, beh, sarà avanti lui di 15 6, punti. 5. 4, 3, 2. Allora, possibilità di svarioni suoi. C'è questa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Male, male. 9, 8. Ah, questa è la più grande, forse. Quindi sì, da notare come tutte queste mosse non fanno punti, che mi sono costretto, sono stato costretto a riconnettermi qua. Sì, è andata male qua, è andata malissimo qua. Comunque H5 non ha buone prospettive, vero? Questa H5, scusa se non sordo. Ah, questa sì, è... Cioè, è un sente per me, lui mangia. Ok. Così, così. Pff.
questo, lui gioca qua, io gioco qua, dove devo rispondere, va bene. Sì, vabbè, sì. Contiamo, poi la finiamo qui, così faccio una review veloce, 1, 2, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Maledetto. 35. 36. Quanti prigionieri c'ha lui? 7. Più il comi. 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 9, 8. No, non c'ha 20 punti di vantaggio in più. Ok, penso vada bene così. GG. Allora, rivediamo. Intanto quanto era finita. Estimate. P10. È curato sta cosa? Ah, più o meno, sì. Ok, più 10 di bianco. Poteva essere molto di più, che ha fatto una... ci ha avuto una svista lui alla fine. Fine quando va bene. Questo di solito il giusto che è così. Nero taglia per creare agi. Con l'idea che se bianco gioca qua, questo è gratis. E poi nero estende. In questo caso alto, perché questa è bassa. Se invece... ma non bianco... è curta, attenzione. Non dovrebbe essere almeno sì. 4 sì, 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 sì. Sì, qua va bene. Il problema è che qua si lascia un po' questa invasione e questa invasione, un po' una via di mezzo. Sì, qua in realtà si potrebbe fare anche di più, tipo continuare a spingere. Così probabilmente sarebbe più interessante per nero. O addirittura così. Se invece bianco fa così, si fa buonanotte. Sì, questo scambio si può lasciare per dopo, farlo subito. E poi una cosa del genere, qui è aperto, però l'importante è fare influenza qua. Questo comunque era l'angolo dove bianco aveva due mosse, quindi è normale che abbia territorio. Invece in partita non ha fatto quello scambio. Ops, dove era origine? Origine. Quindi ho spinto. Atari, esteso. Qua minaccio la scala, quindi lui deve finire gote. Questo è per evitare di regalarmi il center, che se lui gioca così questo è gratis per me. E questo era normale, però qui in realtà ho sbagliato e devo semplicemente... questo era troppo grande. Cioè, l'angolo forse troppo... oddio, no, in realtà era giocabile. Sì, in realtà ho sbagliato qui, questo ci poteva stare, prendere l'angolo e basta. Perché qui comunque c'è tanto agi. È una scelta, questo è molto territoriale là. L'angolo. Probabilmente qui semplicemente bastava connettere. Lui qua non so, anche perché dopo che questa dopo che connetto qui, lui deve stare attento a questa pietra, questa è abbastanza leggera da ignorare, però qua a sto punto lui deve difendersi, quasi, perché, okay. Boh, che ne so, se gioca mossa a caso,
Devo... questa è problematica, perché qua è un occhio solo per adesso. Sì, qua dovevo connettere, non c'era motivo per inventarsi cose strane. Qua speravo che giocasse tipo... tipo questa. Io avevo questa. E questa era gratis, ed ero connesso in sente. E poi giocavo da queste parti, però ovviamente questo è... no, bianco non è scemo. Qua era più o meno la stessa cosa. Cioè, lui c'ha una forma più brutta. Però lui può anche giocare così. No, bella sequenza che ho visto... che ho fatto prima. Sì, l'idea era questa. Però in effetti per lui tagliare basta è abbastanza grande. Non c'era motivo di... se faccio questa... e qua probabilmente potevo fare cose diverse. Ok, qua era la mia, è stata un po' una sequenza discutibile, semplicemente scendere qua, questa era meglio. E quindi qui è una cosa però è giocabile. Fino a qua ok. Questa è un po' sì, ci può stare perché mette pressione su questo taglio. Lui difende, questa probabilmente, no, questa è buona comunque, perché il suo salto qua era fastidioso. Il problema è che non c'ho un buon modo qui per connettere tutto, che comunque ci rimangono dei tagli che non è che posso sacrificare tutto. Cioè, oddio, quel muro è gigantesco, però questi sono tanti punti. Quindi non so se mi sono troppi punti sicuri. Comunque avrei tagliato in E15. Di sicuro. E15. Questa. Il problema di questa è che non c'è mai il tempo di farla. Che così lui connette. Poi io connetto lì. E comunque separo i due gruppi. Separi, ma tocca a lui e. Vivo, sembra, vivo. Sembra più in pericolo questo che in pericolo questo. Qua sì. Devo scappare. Non è chiaro cosa ci ho guadagnato. È meglio lasciare quel taglio là che, come è successo in partita, lui è stato costretto a dover tornare indietro e giocare quella mossa che non fa punti. Quindi è meglio lasciare. Cioè, ovviamente se tagliavo in sente, bene, però se è lui che fa la prima mossa per scappare, già solo questa. Ups. Già solo questa fa minaccia di fare due occhi qua, mi minaccia anche di togliere punti in angolo, quindi. Scambiare questa per questa è brutto. Qui c'è il problema che questa c'ha sempre questo punto debole qui in mezzo. Quindi qua o non giocavo proprio da queste parti. Sì, probabilmente era meglio non giocarci proprio. Costringerlo a pensare a questo territorio qua. In qualche modo qua lui deve entrare e fare qualcosa. Tipo da queste parti. E poi prima o poi cercherà un modo per attaccare, ma non è facile. Perché se mi attacca da qua io scappo. Se mi attacca da qua già è più interessante, però. Ups. È un po' complicato per bianco. Che questi sono tanti punti. Però è giocabile. Quella più interessante. Questo ok, ma non... questo andava bene. Questo no. Perché non mi ha connesso e ha lasciato aperto lei per l'invasione. Questo diciamo è stato un primo errore. Lui infatti qua è invaso. Qua probabilmente era meglio giocare questa e basta. Io giocavo qui. Sì, giocavo questa. Questa non è un problema. Sì, questo è un problema.
Sì, no, quella non la posso giocare, 3. Devo giocare questa. L'ho fatto in partita, però è abbastanza pacifico che lui riesce a vivere. E io qua prima o poi ci devo comunque tornare a pensarci prima o poi qua. E quindi perdo il lato destro inutilmente. Sì, quindi questa, diciamo, la losing move è stata questa. Ok, andiamo avanti. Lui è vissuto un po' troppo facilmente. Questa era... purtroppo ci dovevo stare. Tornare a difendere qui. Anzi, questa difende malissimo. Quanto è brutta sta forma. Non c'è una cosa che para tutto. Cosa così. Anche se poi più avanti questa sarà fastidiosa. Una cosa così. Lui è fuori. Appunti come stiamo. Io ho questo, questo, questo. E lui ha questi. Lui alla fine c'ha solo questi. E questi qua. È giocabile. Il problema è che lui gioca qua. Poi devo giocare qua, si continua. Anzi, lui potrebbe anche prima giocare qui. Io gioco qua. No, meglio di qua. E si continua a giocare così. E più avanti ci avrò sto problema. Sì, ok, si è deciso... in realtà si è deciso qui. Basta una forma, una mossa che lascia problemi di forma e crolla tutto. Ok, se avete domande... Piuttosto. Sì, vedete, comunque i problemi di forma sono importanti, che poi ti tornano indietro a fartela pagare dopo. Questi problemi di forma, per affrontarli, sì, per studiarli sistematicamente o no? Sì, diciamo che devi sapere quello che ti... diciamo, ogni mossa ha dei pro e dei contro. Tipo, questa so che prima c'è questo taglio. Vabbè, ogni volta che fai un Kaima sai che poi sei tagliato. Però finché non c'è la scala va bene. Però qua è evidente che non c'è. Cioè, questa non è una connessione esistente. Questo mezzo non c'ha neanche un nome perché non esiste. Non c'ho che palle qua, non c'ho disegnini. Vabbè, comunque queste due pietre si vede che non sono connesse, quindi qui in mezzo bianco si può infilare e tagliarli. E quindi ci devo perdere due mosse per collegare. E perdere due mosse per collegare è troppo inefficiente, quindi è meglio non giocarci proprio. E giocare da un'altra parte. Tocca bianco. Qui era meglio proprio non giocarci proprio, giocare... E dai! Giocare da queste parti. E tanto perché, come abbiamo visto, che tanto se lui deve attaccare da questo lato, e comunque finché lui non c'ha pietre bianche da questa parte mi riesco a connettere abbastanza in modo pacifico. Non è... già così inizia a essere più fattibile collegarsi. Qua posso anche regalargli qualcosa. Lui deve tornare a connettere. E comunque vedete qua, questa forma adesso è decente, che è fuori e non c'è problema. Io qua i punti me li sono tenuti, ci ho guadagnato questo. È stato solo quello qui. Poi da questo punto in poi ho perso il lato destro a gratis, perché poi i punti ce li ha fatti lui. E anche se questo... sì, questo è fuori, però rimane sempre il problema che io non ho una maniera per... cioè io qua ovviamente potrei usarla una mossa per... aggiungo una mossa per collegare, però a parte che non ho ancora due occhi. Se gli lascio a lui giocare per primo qua sta avanti di punti. E quindi ho giochi solido e connetti tutto, ma... poi c'è i problemi. Sì, probabilmente questa. Però lui è sbagliato. Come?
tu in pratica hai fatto uno split attack con quella sorta di L in 11. Sì, sì, sì. Quando separi due gruppi è praticamente impossibile farli vivere contemporaneamente, a meno che l'avversario non è un cane ad attaccare. Qui probabilmente devo giocare così. Questo almeno è un po' più... Oddio, in realtà anche questo ha problemi. Sì, vabbè. Non esistevano mosse buone. Se la forma fa troppo schifo. Ok, andiamo avanti. Lui ovviamente mi splitta. Io non posso sacrificare perché è troppo grande. A meno che non faccio il super aggressivo e dico provo a uccidere qualcosa qua. Però questi sono troppi punti. Cioè per lui è veramente facile. Cioè, a meno che non muore tutto il lato alto senza guadagnarci niente. Quindi ho voluto fare tutte e due contemporaneamente, ma era molto molto difficile. Lui mi ha anche permesso di farlo accontentandosi di questa U. Ma quella U non si poteva salvare. Il punto è che se provo a salvarlo, tipo così, lui continua. Dai. Lì. E non vedo dove vado a finire io. Quindi sono stato un po' più realistico. Sì. Qua in realtà pure non è chiaro come connetto, se lui fa tipo così. Sì, questo snapback. Sì, qua poteva, secondo me c'erano cose per punire molto di più che accontentarsi, però a lui gli bastava, si è accontentato. Anche perché mi collego in gote, cioè, se la prende gratis quelle pietre. Qui non vedevo cosa. Qui Stefano, tu stai dicendo qualcosa, però non ho capito che mossa intendevi. No, non ce la si fa con H5. H5 è questa. H5 quando? No, no, è dopo questa, ma non ci fai quasi nulla. No, infatti, diciamo fai questa, ma lui può connettere basta. Col bambù, sì, sì. Se mangia, sì, guarda, comunque sì. Non ci sono problemi di tagli, quindi più o meno è uguale. A questo punto lui ha fatto un po' di casini. Questa non ha visto che c'era lo snapback, quindi è praticamente un passo. Qua lui doveva semplicemente giocare questa, e non è chiaro io che cavolo faccio. Cioè veniva fuori una cosa del genere, ed era un seme AI che provavo a fare, ma secondo me non ce la faccio. No, c'è pochissima libertà. Devo giocare questa e... A parte che non... così muoio subito. No, non c'è niente. Sì, qua lui c'ha avuto un abbaglio, non c'era niente. Infatti qua probabilmente io prima di tagliare... dovevo giocare da... queste parti... No, così non sono connesso. Giocare così, ma non basta. Lo metto collegato. E... sì, no, vabbè, non c'è modo di togliere due occhi. L'ha fatto giocare qui da meta, ha fatto giocare. Sì, se vedete tutte queste mosse di questo serpentone...
non hanno fatto punti mentre lui li ha fatti, quindi quei 10 punti di vantaggio si vedono là, a parte il fatto che potevo uccidere, non l'ha fatto. Poi penso che giocare, no, con tutti noi che ti diciamo le cose è più difficile, non c'è il tempo di pensare. Ma in realtà 20 minuti sono pochi a prescindere perché io sono lento. No, vabbè, ma non, cioè, non ci voleva granché per pensare che questa mossa era brutta. Questa si, cioè, non, qua non si deve leggere. Si vede che è una forma brutta. Dovevo semplicemente accettare che devo fare tenuki perché non c'è modo di connettere bene. E qua lui poi mi attaccherà in qualche modo, però è un problema per più avanti. Adesso lui c'è il problema che deve ridurre il lato destro e non è facile. Se invece di O7 facevi tipo Q10. Q10 è un po' più facile per lui tipo giocare qua. Che tipo se gioca qua. Sì, tutto il Ok. lato là. Diciamo, i punti ovviamente li faccio perché ho talmente tante pietre che non me li può tagliare tutti. Però a ridurre vengo ridotto. Forse questo. Probabilmente anche questo dà fastidio. Si può fare questo. No, di solito questa si può fare quando ci sono le scale. E qui le scale sono buone per nero. Che questa scala non c'è. Quindi questa è buona per nero. Quindi questa la posso fare, quindi il doppione non funziona bene. Al massimo fare così. E poi cosa così mi riduce in terza linea, lui ha più influenza per attaccare qua. Io dovrò difendere in qualche modo che non è chiaro come. Ok, questo gruppo è vivo sulla destra, quindi adesso posso semplicemente scappare e lui gioca dall'altra parte. E si continua così, il lato destro non è tanto grande, più o meno è uguale al lato basso. E si gioca. Si va avanti, è una partita più o meno equilibrata. Ci sono altre cose da fare, ma Nero è un po' troppo schiacciato, doveva avere di più. Diciamo che queste mosse va bene se non c'hai questo muretto. Questo muretto è molto forte, questa pietra è troppo vicina. Quindi vuoi giocare tipo così. E non. Qua praticamente il limite è qui. Al massimo bianco può spingersi così, perché se si spinge di più è molto pericoloso. Non è chiaro se riesce a vivere dentro la bianco. Cioè così. Non lo so. Non è facile per nero uccidere, però non è neanche facile per bianco vivere. Se nero fa tutti quei punti uccidendo e basta, nero. Quindi questo è molto pericoloso. Questo sarebbe più tranquillo. Massimo si può fare sto scambio bianco. C'è un po' di forzanti. Che queste sono fastidiose. Di solito poi quando si vuole invadere si fanno. Si un po' punzecchia i punti deboli dell'avversario, che sono appunto questa connessione in basso e questo taglio. Qua nero in qualche modo deve rispondere. Funziona questo. Qua devo rispondere in maniera tristissima, tipo così. E magari adesso bianco può provare così, con l'idea che se blocco qua forse riesce a fare due occhi. Forse. E se invece gli tolgo gli occhi, lui a questo punto può provare a scappare verso fuori. Così Comunque, sarebbe.
Comunque, come dici tu, tutto secondo me principia dal fatto che non hai connesso in 14. No? Hai fatto il salto, lui ha fatto la pip e tu hai provato a... Sì. No, quello è stato l'errore. Questo non c'ha senso, per cui non... Tu hai incanalato la partita in una certa maniera. Sì, qua non c'è motivo per non connettere. Infatti... Mi sento di dire che 13 è brutta, cioè 13 è sbagliata, perché il gruppo in basso è troppo debole, mi sta regalando troppa forza e non ci hai guadagnato niente. Tanto se fai questa, ok, connetto, poi che fai? Se ti metti a vivere sul lato, io posso anche attaccare, tanto questo gruppo mio non morirà mai. Cioè io il lato basso te lo distruggo, cioè te lo tolgo tranquillamente. Sì, e poi è quello dove ha fatto più punti. Esatto. Cioè, se viene fuori una cosa così io sono contentissimo. Cioè, di che stiamo a parlare? No, così, magari così. Vabbè, sì. Non... Sì, vedi, ogni tanto ti viene la cosa che no, non voglio rispondere al mio avversario, non voglio giocare la mossa che lui si aspetta, però a volte la mossa che lui si aspetta è giusta. Proverbio, anche un gioca. Esatto. A volte le pip semplicemente rispondi e basta, non serve per forza provare le contromosse super mega, iper, che io mi sono iniziato a pensare alle cose complicate. Che ovviamente uno spera che l'avversario risponda come vorresti tu. E invece... Tipo, così sarei stato contentissimo perché la sua forma era orribile. Volevo ottenere sta cosa. Che ovviamente è molto meglio di questa. Però comunque questa è buona per nero a prescindere, quindi non c'era senso di... Non c'era motivo di non farlo. Forse anche così. Ok, basta, okay. Sto anche ciarlando troppo. Comunque avete visto cosa succede quando non si presta abbastanza attenzione alle forme e si lasciano i tagli? E non si risponde alle pip. Basta, dimmi. Oh, interessante. Cioè anche questo modo di condividere il desktop là, insomma, al coso non è male. Sì, perché secondo me è abbastanza, anche ti fa entrare nella logica di come uno pensa durante la partita, anche di come si fa la review, poi ti rendi conto di dove hai sbagliato. Tipo quando non trovi buone mosse per fare le cose, vuol dire che in quella situazione non ti ci dovevi trovare. Oppure il tenuki. Oppure fai i tenuki. Vedi che va sempre peggio. Sì, ovviamente poi non... È la mia sensazione, insomma. Arrivi ovviamente quando si rovina la forma è una cosa che casca tutto in pezzi. I problemi di sua forma sono veramente quelli che ti distruggono, perché non c'è modo poi di tamponare se ti ostini. A volte l'ideale è veramente lasciarlo là, accettare che c'è una brutta forma e giocare altrove, sperando che prima o poi l'avversario indirettamente ti aiuti a sistemarla in qualche modo. Perché comunque se io giocavo così, per bianco non è facile attaccare quel gruppo. Se non aggiunge mosse per chiudermi la via d'uscita, perché ovviamente la mia via d'uscita adesso è verso destra, però se gioca lui subito a destra io scappo verso l'alto e tanti auguri a uccidere tutto. Cioè ovviamente c'ha delle forzanti bianco, però uccidere tutto mi sembra molto ottimistico. E se gioca sopra c'ho ancora la via d'uscita, quindi si fissa da solo il problema. Ups. Ok, quindi sì, queste due cose, bastano due errori: non rispondere alla pip e tentare di fissare la forma che non è fissabile, e poi va tutto di conseguenza. Va bene. Thank you.
Dopo farò ovviamente dei tagli, perché in questo video ci sono tanta roba che non serviva, tipo i 10 minuti in cui cercavo una partita. E vi faccio sapere di quello Tsumego se era sbagliato e non c'era soluzione. Vabbè. Buonanotte, allora ci vediamo lunedì prossimo. E iniziate a pensare che volete che faccio, così magari mi organizzo da prima. Ok. Dai. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.